Questo nostro pensiero, che adesso diamo anche a tanti amici, è un'immagine della nostra alta valle, immagine di neve, quando nevicava. Era il 1951, quando un socio del CAI è salito proprio in questa capanna, che adesso è stata trasformata in rifugio e porta il suo nome, ha scattato alcune foto, una è questa. Ha lasciato anche le sue impronte, era solo, e poi se n'è andato a fare altre fotografie con gli sci, e c'era tanta neve. Era la vigilia delle palme del 1951, e non è più tornato. Gli amici l'hanno tanto cercato, ma tanto, e l'hanno trovato alla fine di maggio, quando la neve se ne va e spuntano i bucaneve e i primi fiori della primavera. Anni dopo, quando ho inventato il coro, gli amici hanno detto: "Baby, puoi scrivere un canto per ricordare Baby Bertagnoli?" Allora ho scritto le parole e anche la musica. Abitavo su una mosteria e venivano su profumi anche di vita e giochi, giocavano a carte. E ricordo di aver scritto questo canto anche abbastanza in fretta. E le parole dicevano: "Dio del cielo, Signore delle vette." E uno dei coristi, che adesso è andato a cantare nel silenzio di Dio, mi ha detto: "Baby, guarda che vette, si fatica a dirlo, è meglio dire cime." E così è nato questo canto.